Buongiorno, mi chiamo Elisabetta Riva, sono la responsabile della segreteria tecnico-scientifica del Comitato Etico dell'Ospedale San Raffaele. Sono un medico specializzato in farmacologia e diciamo svolgo questo lavoro da circa 15 anni. Prima di allora ho lavorato all'università e poi nell'industria farmaceutica, occupandomi sempre di metodologia della ricerca clinica. Professoressa, volevo sapere se è la prima esperienza per lei come insegnamento ai pazienti. Sì, io svolgo molte lezioni ai medici, agli infermieri di ricerca, data manager, quindi diciamo sia personale sanitario che non sanitario che si occupa di sperimentazione clinica, sia in università che con corsi specifici all'interno della nostra struttura. Ma devo dire che è la prima volta che partecipo ad un corso proprio rivolto ai pazienti ed è una cosa veramente che mi ha molto colpito. Per i pazienti è stato molto importante sentirla parlare di tutta la problematica dei comitati etici, del nuovo regolamento, della normativa. L'interazione con i pazienti che hanno già fatto quattro moduli, di studio sulla ricerca e sviluppo dei farmaci, come le è sembrata? Beh, prima di tutto ho trovato un ambiente estremamente vivace, interattivo, non ci lasciavano finire mai le presentazioni perché ogni momento facevano domande, quindi dal loro punto di vista un ambiente di persone che vuole imparare, che vuole sapere, che vuole conoscere, quindi questo molto buono. E poi con domande assolutamente mirate, quindi non domande insignificanti, domande che tutte avevano una grossa rilevanza. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che a parte appunto spero da parte mia di aver dato una serie di idee su come funziona un comitato etico, quali possono essere anche le problematiche che noi abbiamo di volta in volta. Devo dire che io mi sono posto in modo molto aperto a questo convegno e ho ricevuto anche da loro, quindi è stato diciamo così, uno scambio molto vivace, perché ho ricevuto anche da loro tutta una serie di idee, di stimoli, di feedback sicuramente utili sia da un punto di vista così di pensiero, quindi, ma anche proprio probabilmente per migliorare l'organizzazione dell'attività del comitato etico, che non è altro come sempre a vantaggio del paziente. Quindi sicuramente un momento fruttuoso da entrambe le parti. Dunque anche lei auspica che ci sia sempre maggior collaborazione con i Sì, pazienti. maggior collaborazione con i pazienti e comunque appunto proprio alcuni spunti loro appunto sulla qualità della ricerca, il fatto che non ci si debba mai dimenticare del paziente sotto appunto molti punti di vista è estremamente stimolante, penso vivificante anche per il nostro comitato etico a cui riporterò questi messaggi e queste informazioni. Bene, grazie infinite. Prego, grazie a voi.